Verrà eseguita nel pomeriggio dal medico legale Marcello Chironi l'autopsia sul cadavere del 19enne William Perrone, il giovane freddato nella notte fra martedì e mercoledì nelle campagne di Laterza da un 40enne appuntato carabiniere di origini pugliesi, ora indagato per omicidio colposo. Il militare ha reagito esplodendo a due colpi di pistola all'indirizzo del giovane che, mascherato, simulava una rapina armato di pistola, poi rivelatasi un'arma giocattolo, con l'intenzione di fare uno scherzo a degli amici. William e compagni non hanno riconosciuto l'auto dei carabinieri che transitava nella buia via 6 di San Vito intorno alle 2:30 e che si è poi fermata a causa dei sassi che ostruivano il passaggio, preparati dai ragazzi stessi proprio in virtù dello scherzo che avevano architettato. Sarebbero quattro i testimoni chiave che si trovavano con il 19enne al momento della tragedia, una quindicina le persone ascoltate dai carabinieri. Nel comando provinciale dei carabinieri di Taranto ieri sera un improvvisato incontro con la stampa in cui abbiamo raccolto alcune dichiarazioni del procuratore Franco Sebastio, richiamato dalle vacanze per lavorare al caso insieme al PM Fili di Tursi e il tenente colonnello Antonio Servedio. Stiamo interrogando scrupolosamente e attentamente tutte le persone che erano presenti all'episodio e poi faremo le nostre valutazioni e le nostre conclusioni. Per valutare e stabilire se c'è una ipotesi di reato e quale ipotesi di reato, dobbiamo fare prima degli accertamenti oppure lo mandiamo così? A conclusione si prenderanno le determinazioni del caso. Si cerca di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti per accertare le responsabilità dei coinvolti. Intanto dolore e incredulità regnano in casa Perrone, così come nell'intera cittadina di Laterza, il cui sindaco Lopane ha proclamato il lutto cittadino, mentre in via Roma, di fronte alla chiesa di Santa Croce, è comparso per breve tempo uno striscione contro i carabinieri ad opera di alcuni amici di William, probabilmente mossi dalla rabbia. Domani forse i funerali del ragazzo che sognava proprio di diventare un carabiniere.